niente. Allora, beh, ragazzi, sta arrivando il momento più importante che vedrete oggi, ragazzi. Ah, sì? Lui sì? Non conosce malumori. No, ma non va in sbatti se si blocca negli ascensori. Certo. Beve le stesse cose della Brigliadori. Ma no! Lui è il facchino Tandori! Bene, grazie dell'invito. Sì, sì, però Tandori ogni volta col fiatone, sì, le faccia mille. Più corti. No, perché arrivo da casa già ballando con la coreografia. Certo. Fatto bene, bella idea. Eccoci qua. Allora, sì, io ho portato questa cosa che servirà per la mia esibizione di questa sera. Una cabina telefonica. E anche questa sera metterò a repentaglio la mia vita per voi, non so se mi spiego. Finalmente. Allora, signori, questa sera il nostro facchino Tandori rischierà veramente la vita. Perché affronterà un gruppo bello inferocito, di boomer inferociti, che cercheranno di lapidarlo lanciandogli dei vecchi gettoni. Ma non a proposito della cabina. Ma chi ne entrate, via, subito, veloce, lapidiamolo. Colpite lui! Basta! Smettetela, basta! Non deve smettere di prendere iniziative personali! Lo so, ma ormai lo fate venire! Ma chi se ne frega di mangiare? Datemi, dai! Via, via! Ma cosa sputa? Cosa sputa? Io entrerò in questa capsula di ultima generazione che è un gruppo di scienziati. Sì, una cabina del telefono. Di due, di vent'anni fa, che ultima generazione. Vabbè, entrerò in questa cabina del telefono, chiamiamo la cabina del telefono. No, certo, la capsula. Una volta all'interno, praticamente verrà riempita di questo fumo tossico. Sì. È un gas di scarico di una grandissima fabbrica cinese che fa, costruisce, cioè produce creme anti-età. È una fabbrica che se ne frega totalmente dei diritti civili umani. Vabbè. Sì, certo. E opera in barba al protocollo quello di Kyoto. Certo. Bene, quindi da qui a funzionare la crema, vabbè, comunque, dai, su. Ovviamente una persona normale resisterebbe un secondo, mentre io... Due secondi, amici. Cinque secondi. No, resisto di più. Di più il facchino Tandori, ben 10. Basta! Posso dire io quanto resisto? Magari. C'ho ragione. Allora, io posso resistere 30 secondi. Ma le conviene? Venite voi, allora! Non ci crede nessuno! Perché per me è praticamente una beauty routine, io non uso quotidianamente. Come sì, quotidianamente. Perché io questa pelle setosa e giovanile, certo. Voi mi dareste mai 29 anni? Beh, no, guardi, proprio no, proprio no. Posso provare? Prego! È setosa e giovanile. Giovanile, soprattutto. Allora adesso io entro? Sì. Ecco, allora mi raccomando, lei mi deve dare una mano. Sì. Ok? Lei dovrà chiudere il lucchetto e tenere la chiave. Sì. Il lucchetto ha un sistema, nel momento in cui si chiude, farà partire il fumo all'interno, un fumo tossico. Bellissimo. E lei dopo 30 secondi mi deve aprire. Sì, l'abbiamo capito. Certo. Però mi deve aprire. L'ho mai delusa? Ogni volta! Sì, in effetti. Ogni volta c'ero dentro io! Non c'è bisogno di ripetere le cose. Va bene. Allora, a panè a panè. Ovviamente non voglio fare l'egocentrico, quello che c'è. Se qualcuno volesse prendere il mio posto, ma io no, gli ho detto... No, guardi, tocca a lei. Infatti io. Dai, vado, lei, lo fa lei. Bene, siamo pronti. Ultima certezza. Io ci sono. No, così capaci tutti, Ma senza maschera è pericoloso. Certo, quello è. L'ha proposto lei. Allora lo faccio volentieri. Ecco, dopo 30 secondi apri. Sì, ma meglio ripetere la cosa mille volte, sembra uno scemo. Esatto. Ci vediamo se tutti fanno le cose benino. Sì, benino, ci vediamo tra 30 secondi con questa pelle di fanciullo. Certo. A panè. Sì. Dai, iniziamo. Su bene, Forest, se non sbagli, Ho capito bene. Però va tutto bene. Non è ancora partito nulla. Adesso io con questa catena chiudo qua così. Quando faccio scattare il lucchetto massiccio, guardi, parte il fumo tossico. Sì, vediamo tutto bene. E io difenderò questa chiave a costo della vita, signori. Provata! Buscio del culo! Fermate l'esperimento! Ha rovinato tutto. Fermate l'esperimento! E adesso come apriamo? Mi sa che non torno a casa per cena. Beh, adesso non si preoccupi. No. Aiuto! Signor facchino, io tengo sempre un doppione delle chiavi importanti di posto segreto. Bravo. Sono l'anco. Mariolino, corri qua. Qual è il posto segreto? Ecco qua, un attimo solo, scusate. Sì. Ecco qua le chiavi. Non sta benissimo. Ma perché le tiene lì? Adesso basta identificare qual è quella giusta. Sì. Allora, ma nella schiena qual è? Questa no, questa è dello scannatoio, scusate. Questo è del mio boudoir. Questo è del piedaterra. E questa è quella della macchina. Meno male. Quando tutto quanto è occupato, vediamo la chiave.
è questa. Grazie, è l'ultima. La prossima volta inizio dall'ultima. Forse meglio. Bene, molto maschile come portachiavi. Ma, sì, sono passati 30 secondi. Ne sono passato un minuto e mezzo, due minuti. Ma cosa può succedere? Al limite esce un po' più ringiovanito. Più giovane, sì. Un po' più ringiovanito. Bambino. Vediamo. Un po' più ringiovanito. Sì, allora. Pani. Scusi, ma cosa è diventato? Ma Beruschi. Ma questo io me lo ricordo, Enrico Beruschi. Ma Tandori non ne sbaglia una. Ma come? Ce l'ha fatta farcela ancora una volta. Ma insomma, è un po' diverso. Allora, possiamo avere una dichiarazione per il pubblico del Jalapa Show? Oh, sì. Questo l'avevamo già detto.